E non vedo l'ora di assaggiare la pizza, grazie. Vado all'opera. Ho preso una bella poke. Guardate che spettacolo. Ho fritto buonissimo. Chef Frank, andiamo in mazza. No! Voglio, venendo a pensarmi bufala e San Marzano. Datterini, prosciutto crudo e burrata. Un crema di nerano e fior di latte, un pezzo fritto con ricotta, pomodoro del pinnolo. Puoi fare una bresaola, rucola e grana? Certo che te la faccio. Puoi fare una pizza panino. Avete presente questo signore qui che vi esce sempre su TikTok, dove voi commentate e vi fa qualsiasi pizza? Eh sì, lo conosco anche io, mi capita spesso nei perti di TikTok. Il signor Enrico Porzio, che è anche una pizzeria ad Aversa, a Soccavo, al Vomero, e mi hanno detto che fa delle pizze buonissime. Certo, vedere su TikTok e assaggiare sono due cose diverse. Noi oggi cosa faremo? Abbiamo visto il signor Porzio su TikTok, ma oggi lo andiamo a trovare da vicino e andremo ad assaggiare la sua meravigliosa pizza. Non vedo l'ora. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, come avete visto dalla miniatura, come avete potuto guardare, oggi mangerò la migliore pizzeria, la migliore pizza di TikTok Italia. Ebbene sì, come avete visto dall'intro, vi è capitato spesso di vedere questo signore qui su TikTok e di guardare come fa la pizza. Nei commenti scrivono sempre: Enrico, mi puoi dedicare questo? Enrico, puoi fare quell'altro? E Porzio veramente fa tutte le pizze. Oggi ho deciso di andare a trovarlo insieme a mio papà, a mio fratello e Ciro. Quindi vedremo la pizza com'è, daremo un giudizio, daremo un voto. E quindi vedremo questa super pizza se sarà buona come nei video. Quindi ragazzi, subito un bel mi piace, mi raccomando un bel commento. Commentate qui sotto con un altro posto da andare a visitare, qualche posto famoso. Commentate qui sotto che magari ci possiamo fare un video. E ovviamente ragazzi, io vi invito a scaricare l'app di OneFootball. Mi raccomando, scaricatela in descrizione, nel primo link, completamente gratuita. Vi dà le notizie riguardanti il mondo del calcio, gli highlights della Serie A, gli highlights delle altre partite. Quindi OneFootball è l'applicazione che fa al caso vostro se amate il calcio e se tifate una squadra, perché potete mettere anche come opzione la vostra squadra del cuore. Fatte le premesse, detto questo, io sono pronto e non vedo l'ora di andarlo a trovare, e speriamo di mangiare una buona pizza. Quindi ci vediamo direttamente lì, in pizzeria da Porzio. Ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati in pizzeria. Pizzeria da Porzio, vedete? Finalmente siamo arrivati, l'acquolina si sta generando, quindi non vedo l'ora di assaggiare la pizza. Andiamo subito in pizzeria. Salutiamo il nostro caro Cristian. Bello ragazzi. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Pronto per mangiare la pizza? Bello veramente. E gli altri due accompagnatori? Ciro. Ho litigato con mia moglie. Ciao ragazzi. Ciao Ciro, come stai? Sta bella, Assa Porzio, Siamo venuti qua, ci hai portato da Porzio qua. Sentite nominare. Vogliamo vedere com'è questa pizza. Però vi dico già adesso, io mi prendo una margherita, perché la vera pizza napoletana è la margherita. Bravo chef, lei è tradizionale. Sì. Ragazzi, eccolo qui, il signor Porzio. Ciao ragazzi, un saluto a tutti i seguaci di Enzo. Allora, anche i miei. Allora, complimenti per i video su TikTok, per le pizze. Io è la prima volta che vengo qui, quindi mi aspetto tanto. Lei di dove sei? Io sono di Ercolano. Ah vabbè, allora stupiremo anche Ercolano. Va benissimo, la ringrazio per la disponibilità e non vedo l'ora di assaggiare la pizza. Grazie. Vado all'opera. Va bene, ciao, grazie. Ragazzi. Al signor Ciruzzo già è arrivata la pizza. Ciao ragazzi. Wow, Ciru, che ragazzi, vediamo. Questa si chiama Spacca Napoli. È una pizzetta montanara. Questa è montanara, sì. Questo è il lato margherita. Questo qui è il ripieno fritto, credo, con mozzarella e ricotta. Questa qui è patate, formaggio fuso. C'è tutto, diciamo, Ciru. Bene, ragazzi. Che dici? Amica bella, veramente la vedo proprio bella. Ciro, un assaggio ci vuole, dai. Assaggio ci vuole, Vabbè, che bella, Ciro. Sì. Allora, dove mi sta bene? Sta bene, sto arrivando il boom. Grazie ragazzi. Sta troppo forte. Assaggiamo prima il lato margherita. Ah, lato margherita, la classica. Faccio sapere subito come. Allora, fumano, ci metto 2 minuti a mangiare la pizza. La pizza si gusta. Si sente l'olio in bocca. Eccole. Com'è? La margherita. Grazie. Margherita è arrivata a chef Franco. Voglio, ora faccio sapere la pizza con me. Che si gusta la margherita. Un appetito. Grazie. È arrivata la margherita chef Franco. Già vedo il cornicione alto e. Sì, e ora faccio sapere di sapore, faccio sapere subito. Allora, già si vede che l'impasto è morbido. Però voglio, secondo me questo qua c'è un accidente. Ma tu chiamo preso,
fritto. Si sente il sapore, morbidezza, l'impasto piace. Cristian, tu che hai preso? Che lalà con cornicione, ripieno di ricotta e polpettine al ragù. Facci sapere subito com'è. Certo, ti faccio sapere subito. Com'è? Ragazzi, spettacolare, il sugo buonissimo, le polpettine. Com'è? Buona? Buona. La ricotta. Finalmente è arrivato anche il mio turno, ragazzi. Ho preso una bella poke. Guardate che spettacolo. Sono pronto ad assaggiare. Ragazzi, voi che state già mangiando, com'è? Allora, ti posso dire una cosa? Ma non è perché siamo qua, abbiamo fatto la foto con un pozzo. Leggerissima. Sì, leggera? Sì, a me così mi piace la pizza. A me ci sta tutto su sta pizza, veramente. Non so dove prenderla. Assaggiamo prima la margherita. Vediamo com'è. No. Allora, secondo me, il mio punto di vista, perché noi giriamo, lo sai, sono 5 anni che facciamo i video, al di fuori dell'impasto, la farina che bisogna usare, secondo me la magia della pizza margherita è anche l'olio. Ah, certo. Sto sbagliando? L'olio è importantissimo. È importante. Questa è di una morbidezza e di una bontà unica. Lo sai da cosa te ne accorgi? Il cornicione. Riesci a mangiarlo. Guardate qui, anche la pizza fritta, la mangio con le mani, Com'è? È buonissimo. No, è buono, è buono. È in bianco la pizza fritta. C'è la ricotta. C'è ricotta, c'è il prosciutto, non c'è la salsa, però è buonissimo. Ragazzi, dando una mano a mio figlio, se no mi scadete, scriveteci. Devo dire la verità, da come l'ho visto sul TikTok, signor Porzio, una persona umile, gentile, umile, sì, gentile. Molto disponibile. Disponibile, anche. Sì. Ed è proprio buona la pizza, è buona proprio. Dovete venire qua io perché è buonissima. Quella di Cristian pure. Ho detto proprio che mi piace la pizza fritta. E sto dando poco ciruzza. Facciamo la salsiccia e friggi, ragazzi. Mamma mia. La domanda è bello, eh? Aiuto, la pizza fritta è buonissima. Già, dai, che piatti Cristiano, a te non la pizza già, ma è buono. Ma non è buono. No, eh? È di una bontà unica. Quando noi diciamo il condimento, guarda qua, guarda quanto olio. Il condimento ci vuole. Ci vuole, eh. Sì, noi lo diciamo pure nei video. Santa sapeva. Oh. Insomma, un favore un attimo qua. Ragazzi, faccio favore su boccone che faccio. Sta polpettina rind. Guardate qua. Vado da me. Buona? Ecco come dico a fa. Ecco poi la maffa. E che parla ma fa? E che dici ma fa? E sa da sapere fa? E il signor Porzio? Esatto. Complimenti. Non è più leggero questo qua che questo, il cornicione. Ah. Ah. Ragazzi. Soli grano. Tanta roba, c'è la soli grano, voglio. Dai. Soli grano. Non c'ho voglio. Questo mi sa che è calzone. Senti qua, sentilo tu. Mamma mia. Fino ad ora, leggerissimo. Ma le polpettine? Buone polpettine. Voglio veramente, non lo stiamo dicendo tanto bene, ma è alta qualità, veramente. La pizza da mangiare a tavola. Bravo. Facciamo anche il calzone. Cazzo. Mi viene non so di stagione, ma sono buonissimo.
Ma poi il ferito, vado più. Sono buonissimi, i ferito sono buonissimi. Questo è il calzone, ma è spettacolare. A faccia, ma poi. Ma Margherita, voglio che mangi le mani. Aiuto, chef, la pura pizza, via. La cuzzi di più. Margherita, capiti vicino. Top. Ma se la senti pesante sullo stomaco? No. In, come si è messa a mangiare niente. Buono. Credetemi, leggerissimo. Se voi ci seguite, ci volete bene come fino adesso. Noi facciamo parecchi video, portiamo parecchi intrattenimenti. Voi commentate qui sotto, sì. Con posti da andare a vedere. No, un'altra cosa che a me mi piacerebbe andare a Firenze, dall'antico Milano. Voglio assaggiare la schiacciata nella mia buona che ci sta già da Milano. Questa di Cristiano con le coppette, spettacolare. Buona. La più buona. Buonissima. Sì, no, ma non è una mano a star beat, che... Ma che sangue ti dà, devi su tutto l'epoca ormai. Vieni qua, vieni qua. Ma non ce l'ha una mano. Ti devo dare un voto, io il 10 ce lo do. Io 20. Tanta roba. Non mi sento pieno. Avete visto la pizza com'era? Non mi sento assolutamente pieno. Io do 9. E dopo la pizza anche un po' di fritto. Ragazzi, vi faccio assaggiare, faccio vedere le frittatine, faccio in settimana. Frittatine, pasta e patate, chef Franco. Cucchiava in mazza. No, no, tu Enzo, puoi... posso spaccare io la frittatina? Spacca tutto quello che vuoi. Vai, vai, fammi vedere, no? Oh, ascolta. Apri con la forchetta. Fai vedere. Ci sta, dai. Ci sta. Besciamelle, ci sta la cosa. Sì. Che odore. E abbiamo preso anche dei trocchi. Un po' di fritto ci vuole, dai. Aiuto, guardato morto. È forte, Ciro. Ciao, ragazzi. Te ne una camicia con un pelo aperto, è spettacolare, credetemi. Fumante. È buono. Buono. Buono, buono. Ma c'è la frittatina con me. Ovviamente i bucatini ci vogliono, vedi? Anche il fritto è buono, dai. Fanno loro? Sì, fanno loro. La frittatina è buona, ma potrebbe essere meglio. Ma per il chef Franco. Per il chef Franco è più buona, è vero. La frittatina è buona, ma non è il topo, è il topo buona. Però è buona. Ciro, venga a fare un saluto, venga. Volevo fare i complimenti da vicino. Allora, crocchetto, ottimo. Aiù. Ecco, aiù. Alta qualità, buonissima. Prende la pizza è come se non la sentissi. Sicuro? Sì, ho fatto una bella pizza. Allora ragazzi, noi siamo tornati a casa. Ho portato pure una pizza. Abbiamo portato anche la pizza a mamma. Siamo pienamente soddisfatti, contenti di aver mangiato questa pizza da Porzio. Non è soltanto il nome importante, ok, Enrico Porzio, ma è anche la qualità, ma la pizza. È conosciuta da tanti anni. È conosciuta da tanti anni. Perché foto antiche, è conosciutissimo. Sì, assolutamente. Ma la pizza, ragazzi, è davvero buonissima. Buona. Noi siamo arrivati a casa, abbiamo messo un 20 minuti di macchina e la pizza non la sento. Leggerissima. Leggerissima, e quasi capisce l'impasto, la bontà della mozzarella, della salsa, dell'olio, eccetera. Allora, quindi, ragazzi, io vi ho spiegato prima. Io ho preso proprio la margherita per vedere il sapore di altre pizze. Per fare il confronto con altre pizze. Siamo, okay, a, quel siamo a quei livelli là, sì, veramente. Dico la verità. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale. Da me, da Franco, da Ciro e Cristian, anche loro sono stati molto contenti di aver mangiato questa pizza. Poi è tutto. Dico una persona disponibile. Assolutamente. Lo stesso Porzio è una persona disponibilissima, umile. Uno di noi, dai. Uno di noi, sì. Uno di noi. Quindi ringraziamo anche in questo video il signor Enrico per essere stato disponibile con noi. Quindi, raga, il video finisce qua. Ci vediamo in un prossimo video. Sempre Forza Napoli, un bacione. Sempre. Ciao, Paiù.